Sapete, su YouTube ormai si trova un po' di tutto, ma soprattutto si trova sempre questi due personaggi di cui ho già fatto 3-4 video, e cioè uno è Lupo Grigio e l'altro è Dino Tinelli. Lupo Grigio mi ha contestato perché dice che io in realtà ho messo un titolo parlando delle banche. E dice, ma sì, ma guarda che il titolo era un altro. No, in realtà io non ho messo il titolo per copiare il tuo titolo. Veramente quel titolo lì era per indicare l'argomento di cui stavi parlando. Comunque, a prescindere, parliamo di questa storia adesso della Terra sferica, della Terra piatta e degli inganni da parte della scienza nei confronti degli utenti. Allora, questo argomento lo penso che sia più rivolto a Dino Tinelli. Lupo Grigio è un appassionato di astronomia, gli piace guardare col suo telescopi e poi magari lo fa in un modo, come dire, un po' così blando, ecco, non è approfondito né dà qualche novità. Perché comunque novità le sappiamo tutti, cioè vengono date dai telegiornali. Ora invece io, lasciando perdere il Lupo Grigio, mi rivolgo a Dino Tinelli. Signor Dino Tinelli, per carità, lei, le do del lei perché comunque la rispetto come persona, quindi non la conosco, quindi sono sempre propenso a dare del lei. Io le dico solo questo, a prescindere che oggi come oggi è difficile che qualcuno ti possa ingannare. Lo sa perché è difficile? Perché per quanto uno voglia nascondere qualcosa, noi troviamo sempre tutto. Cioè, è difficile e poi è incomprensibile. Cioè, una volta, lei mi cita nel Medioevo, erano i re, cioè non è che si voleva mantenere gli ignoranti il popolo, è che si riteneva che il popolo non potesse perdere tempo, in quanto prima di tutto la maggior parte delle persone lavoravano la terra, per cui lei sa benissimo che per lavorare la terra, no, forse lei non lo sa neanche, per lavorare la terra devi svegliarti alle 5 del mattino e farti trovare nel campo, perché? Perché al mattino, essendo la temperatura fresca, è il miglior orario per cercare di arare la terra, fai meno fatica e poi inizi a seminare. Quindi il lavoro, stragrande maggior parte delle persone che lavoravano, stragrande, che poi stiamo parlando di regni, quindi nel Medioevo non è che ci fossero, cioè poi mi parla di città dove c'erano i dotti e è ovvio che anche nelle piccole città c'era chi pensava fare il commerciante, ma come tutt'oggi, cioè oggi chi è che si interessa di astronomia secondo lei? Se non fosse qualche volta una notizia ogni tanto dal telegiornale, nessuno va a cercare se esiste un altro pianeta o se non esiste, o si pone la domanda se la Terra è piatta o non lo è. Sa perché? Perché a nessuno frega. Cioè, eppure oggi informazioni ne abbiamo, siamo inondati di informazioni, che poi siano vere, non vere, non importa. Il punto è che il YouTube è, diciamo, la maggior parte degli utenti sono ragazzi, giovani, perché sono quelli che, bene o male, hanno il tempo per stare dietro. Poi ci sono quelli che magari non fanno niente, che magari non hanno un lavoro e quindi fanno i video. Cioè, capito? Poi ci sono i pensionati. E poi ci sono gli youtuber, quelli classici, diciamo, quelli che pensano a fare i giochi. Ora, è vero che lei dà
a chi interessa un'opinione diversa. Come dire, ognuno di noi fa dei video, sappiamo che i video sono come le autostrade, cioè come dei caselli in un'autostrada, quindi se qualcuno passa in quella strada lì, vorrei dire che in quella strada non passeranno 5-10 persone e magari qualcheduno è interessato ad ascoltare, per carità, non mi chiedi chi ha detto niente. Il punto qual è? Che se uno dice una cosa che pone cioè un'opinione, ma un'opinione data su un argomento che possa essere credibile, uno dice va bene, ti sto a ascoltare perché magari tu mi dai qualcosa che mi può darmi da riflettere. Però una volta che abbiamo appurato che sta benedetta terra è sferica, e perché dico che è sferica e non è piatta? Perché, primo, non capisco l'utilità che può avere un governo per indicarmi una cosa diversa dall'altra. Cioè, se la scienza dice che è sferica, che l'astronomia dice che è sferica, noi vediamo la Luna che è sferica, un motivo ci deve essere. Se poi mettiamo i calcoli scientifici e quant'altro, è difficile pensare il contrario. Quindi ha già appurato questo. Seconda cosa, la domanda semmai sarebbe messa in questa maniera: perché un governo, cioè in che maniera i governi mi controllano nel dirmi una cosa per un'altra? Cioè, vedi, oggi, forse lei è rimasto nel Medioevo, una volta il re cercava di, i re, la monarchia, cercavano di controllare il popolo, in modo che mantenessero il loro potere, mantenere un controllo su un centinaio, un migliaio, ci può stare, ce la puoi fare, ma quando una popolazione diventa di 60 milioni è difficile. Allora l'unico modo che hai per mantenere il controllo è quello a livello politico, quindi sui problemi. Magari dai un contentino e poi accontenti invece i grandi gruppi, come succede da sempre in politica. Ecco, il punto è questo, quindi se non c'è più bisogno di ingannare la persona, perché ti ingannano già in altre cose, non hanno bisogno di dire che la terra è sferica perché se ti dico che è piatta tu scappi. Cioè, non avrebbe senso. Capito? Cioè, il fatto che il popolo possa credere che la terra sia sferica, o il popolo possa credere che invece è piatta, al popolo di per sé non gliene frega niente. Cioè non è con quello che sfama i figli, non è con quello che ti realizzi. Quello può interessare a chi fa quel mestiere lì, l'astronomo, a chi interessa andare sulla Luna. A me se il governo spende dei soldi in armamenti oppure spende soldi per lo spazio e sono soldi buttati via, io mi incazzerò e gli dirò: senti, non buttare via dei soldi in cose inutili, perché tanto a noi di andare nello spazio non ce ne frega niente. Se lo fanno in sordina, poi ne renderanno conto, cioè per quello c'è la Corte dei Conti. Il punto è che lei mi deve spiegare il motivo. Non c'è il controllo delle masse, perché alla massa di per sé non interessa. Quindi se lei mi deve dare delle motivazioni valide, quindi ho visto quel video che ha fatto sugli oppositori, cioè coloro che insultano, e dovrebbe porsi la domanda: ma perché insultano? Cioè, un insulto inizialmente a me, qualcheduno mi ha contestato dicendomi, cioè invece di rispondere sull'argomento mi risponde sulla la mia faccia. Oppure lupo grigio mi dà dell'ignorante, mi dice: ma tu sei ignorante, che non c'entra niente, perché già ignorante di per sé è il fatto che lo dici. Perché se io sbaglio, cioè se io metto, che non è uno sbaglio, ma se io metto un titolo e tu, che non rispecchia il titolo che avevi messo te, ma rispecchia l'argomento,
E se ascolti il video, capisci di cosa sto parlando? Non c'è, cosa c'entra l'ignoranza? Cosa c'entra l'ignoranza? Niente. Perché io non ho ignorato il titolo, ho visto tutto il video, se no non avrei commentato. Io quando commento qualcosa, prima me lo guardo tutto il video. Non è che sto faccio come voi che guardo il titolo. Io prendo il titolo e seguo e vedo tutto il video come faccio con quello di Tine, sono andato a vedermi 2, 3, 4, 5 video. Non è che io seguo le persone. Cioè, io vi seguo fin quando trovo l'argomento interessante, poi nel momento in cui non lo trovo più interessante, vi mollo. A Lupo Grigio l'ho mollato perché ha detto, cioè, delle cose che non siano diverse da quelle di Tinelli. Tinelli, dico, io, dico, una persona come te, come lei, scusi, che mi viene da dire tu. Com'è che fa questi video così? Pone delle domande, certamente, per carità, ma lo faccia su altre cose. Io penso che se lei facesse lo facesse su altri argomenti, tipo politica, tipo geopolitica, diciamo, a livello internazionale, magari delle cose che vede e vuol mettere domande. Cioè, io penso che sia più interessante. Cioè, metta proprio questo, cioè, ai governi, oggi come oggi, di quello che succede nello spazio, non interessa. Ma guardi, non interessa dal 1960. Cioè, da quando c'è stato quel famoso sbarco nella Luna che non c'è stato, e da quel momento lì si è capito, cioè, la NASA ogni tanto tira fuori qualche cosa. Solo perché vede ogni tanto che la Cina poi non è che cerca di andare nello spazio, è che la Cina spara per mettere i satelliti. E loro dicono, ecco, la Cina si prepara per un programma spaziale. Oppure l'Europa investe soldi nella stazione spaziale. Che più che stazione spaziale è una stazione che sta dentro, no? È all'interno del nostro globo, non è all'esterno. Quindi diciamo che mi sembra che sia quasi alla fine dell'atmosfera, no? Quindi adesso non mi fate dire cose scientifiche, io non me ne intendo, però si trova lì. Quindi oltre ci sono i dubbi, che si sia andati o non si sia andati, che la Luna sia lontana, che la Luna sia vicina, e poi si sono poste le domande se la Luna, com'è possibile che magari la Luna era parte della Terra, oppure la Luna era la rimanenza di un frantumo di un altro pianeta. Cioè, tante congetture, come l'ultima sparata del sistema solare che si è visto lontano, anche quello, e ci sono sette pianeti beccati tutti in fila intorno al Sole. Che di per sé, se una persona si mettesse a pensare, direbbe: ma come fai ad aver fotografato sette pianeti che girano intorno a un sole, tutte e sette in fila? Cos'è? Hai aspettato che arrivassero tutte e sette? Non è possibile che sette pianeti si mettano in fila. Può succedere una volta, dice: ah, ma quella è stata la volta, dai, ci vuole culo. Però loro hanno fatto sette pianeti in fila. Quella è una cosa che uno può dubitare. È che io penso che sia impensabile, no? Riuscire a prendere, cioè fare una foto in cui e beccare sette pianeti che girano nello stesso, cos'hanno, la stessa orbita. Sono legati magneticamente l'uno con l'altro. Però magari sono state fotografate e messe uno insieme per far vedere come sono, per non farti vedere un pianeta per volta e magari dove trovarle, messe sette in fila. Vi anticipo perché così almeno evitate di contestare, anche se poi non è che mi interessa più di tanto. Però sta di fatto che noi dobbiamo prendere le persone che girano su YouTube, sono
io ho visto il massimo che sono arrivati di utenti, mi sembra 1,5 milioni, quasi 2 milioni, Favij. Ok, su questi 2 milioni, se tu hai 2 milioni, li prende Ciccio Gamer, prende 1,5 milioni, 1,2 milioni, sono ragazzini. Cioè, io dubito che una persona adulta si metta a seguire Ciccio Gamer, poi magari lo trovi uno. Però la stragrande maggioranza guardano gli youtuber. Quindi noi dobbiamo pensare che quelli che sono interessati a determinati argomenti, basta vedere i numeri che avete, le visualizzazioni che trovate, non sono visualizzazioni intere, sono, ma anche le mie, sono visualizzazioni basate su numeri, diciamo così, di passaggio, gente che magari vede la persona, se gli piace, non gli piace, poi ascolta l'argomento, se gli interessa, se quello che gli stai dicendo è giusto, se non è giusto. Per quello che dico, a me non è che interessa tanto le vostre cose, come io penso che a voi non interessa quello che ho da dire io, però io dico soltanto che se una persona arriva a insultare è perché se hai fatto 1, 2, 3, 4, 5 video e trovi che è su tutte e 5, e magari nel primo no perché dice, vabbè, la curiosità. Poi però uno dice, beh sì, ma cioè, capisci, tu mi stai dicendo che da secoli ci stanno mentendo, che ci stanno nascondendo. A volte mi ricordo tanto un'altra persona che vive con me, mia moglie, che praticamente se ne esce fuori con ci sono gli extraterrestri, ce li abbiamo già in casa. Alcuni si chiamano grigi, altri si chiamano rettiliani. Ora io dico, facciamo conto che siamo noi che andiamo, cioè c'è una spedizione. Ovviamente voi sapete che le spedizioni sono militari, quindi un gruppo di soldati prende una navicella, partono e vanno nello spazio perché si è visto un pianeta e per curiosità uno va a visitare quel pianeta. La prima cosa che fai, e questo penso che valga per tutti, perlomeno vale per tutto il nostro mondo, però vale anche nel mondo animale. Se voi fate caso a quello che fanno gli animali, quando sono curiosi, ovviamente se sei animale non ragioni, se sei umano ragioni. Però se noi prendiamo un animale, l'animale arriva a quattro quattro per capire qual è la preda. Ma un conto se la preda è una, ma se le prede sono tante. Ora, noi presumiamo che nello spazio noi siamo i più intelligenti e quindi siamo tecnologicamente avanzati. Vediamo un pianeta, iniziamo a incuriosirci, andiamo a visitarlo, facciamo finta di niente. Ci accorgiamo che la razza è simile a noi. Simile a noi, uno può tentare un primo approccio. Ovviamente l'approccio non lo vai a fare con chi governa. Cerchi l'approccio con una persona che possa essere magari la più tranquilla del mondo, quindi prima guardi, ci fai due chiacchiere perché tanto siete simili e scopri un po' di cose. Questo ti fa vedere le cose che ci sono. Ora il punto qual è? Che deve farvi riflettere. È che comunque primo devi conoscere la lingua, quindi la prima cosa che uno fa, se farsi conoscere, userà i segni. Ma un conto se sono segni di un pianeta, cioè le usanze, meno male, il maneggiare. No, vi direi che si può fare, perché comunque con gli occhi uno è abituato, no? I segni, anche se non conosci la lingua, le manipolazioni, il movimento delle mani, la gestualità, quindi si può riuscire a comunicare con un'altra persona. Quindi mettiamo che riusciamo a comunicare. Questa ci fa vedere la sua vita. Noi ci rendiamo conto che questi sono peggio di noi, cioè che nell'arco della loro storia ne hanno combinate di cotte di crude, la prima cosa che fai te ne torni indietro. Quindi torni indietro e
poi aspettare, dice, vabbè, speriamo che si evolvono piano piano. Oppure, certo, fossimo noi umani, oppure, mandiamo, cioè, se vediamo che noi umani siamo un po' strani, ci interessiamo per capire che tipo di armamento hanno, cioè che tipo di conoscenza hanno e se la conoscenza la nostra è superiore alla loro, secondo voi cosa facciamo? Iniziamo delle piccole invasioni. E quindi allora, la domanda è, se noi pensiamo che c'è una vita al di fuori del nostro sistema solare, perché non sono già qua? E se questi si assomigliano a noi in tutto e per tutto, non che si mettono delle maschere? Dovremmo avere nel mondo delle persone che come dire, che abbiano una conoscenza, cioè un qualcosa di tecnologico che voi non avevate mai visto. E qua adesso qualcuno mi dirà, ma gli smartphone, gli smartphone, cioè voi pensate agli smartphone, sono spuntati dal nulla, non è vero, ma sono balle, perché dello smartphone si parlava già negli anni 90 e se ne è parlato tantissimo. Si era pensato al materiale, si era studiato il materiale, e poi stiamo parlando di apparecchi che utilizzano delle materie terrestri, i circuiti stampati. Pensate che i circuiti stampati, io il primo circuito stampato l'ho fatto nel 1978. Cioè, pensate di quanto tempo stiamo parlando. Io ho visto il primo circuito, ma proprio fatto, nel senso che a me mi hanno dato solo la plastichetta verde, perché io ho fatto elettromeccanica, quindi avevo la plastichetta verde, e dovevamo mettere dei nastri, che sono nastri che vanno bruciati, che rilasciano la lamina di rame, cioè quella striscetta di colorata rame che vedete, se sono dei nastrini, che si mettono, come dire, seguendo un disegno. Voi fate prima il disegno, una volta fatto il disegno mettete questi nastri qui, quindi si vedono le lamine di rame, e dopodiché inizia col trapano, con si fanno i forellini piccoli per poi mettere le varie memorie, le varie resistenze, e quelle bisogna conoscere, i diodi e quant'altro. Quindi sono tutte cose terrestri. Non c'è niente, non c'è niente che viene dallo spazio. Tutto fatto secondo l'intelligenza umana. E tutto ciò che esce fuori è solo frutto dell'intelligenza umana. Per cui dire gli extraterrestri ci esistono, sono in mezzo a noi. No, non ci sono extraterrestri, non c'è nessuno in mezzo a noi. Quando vedo video di gente che tira fuori, quello lì è rettiliano, quell'altro è grigio, quell'altro è un coglione, cioè sono andato soltanto a dire che tizio è così e quell'altro è così, perché basterebbe vedere la testa. Poi dovete ricordare che una buona parte della gente si fa tanta di cocaina che il cervello parte proprio. Bastate, la maggior parte dei politici è fatta, ecco, quello è sicuro, quello è facile da vedere. Invece di stare a guardare le ciglia, la pelle, basta che guardate il naso. Quando il naso è bello liscio e la mente qua, questa tempia qua è bella tirata, quello è un cocainomane. Vi ho dato una dritta in più. E che altro? Quindi, caro signor Tinelli e Lupo Grigio, che fate video su questi argomenti, alla lunga poi diventate pallosi, ma veramente pallosi.
Cioè, poi ci sono quelli 4, 5 che ormai si affezionano, perché poi le persone sono, si affezionano. Cioè, non è che gli interessa tanto quello che dici. Basta che dici qualcosa, che gli tieni compagnia. Perché comunque, però non è che date informazioni, cioè, quello che manca oggi, quello che la gente vuole, è sapere. Sapere le cose che accadono, magari. A me è sfuggita una notizia, a te è arrivata, e questo mi dà la possibilità poi di andare a verificare, cioè di andare a vedere che cosa hai detto e dove l'hai visto, se effettivamente c'è o non c'è. Io quando cerco, ma io ne guardo tanti di video di tanta gente e ne ho trovati alcuni che sono veramente bellissimi, bellissimi nel senso che danno da riflettere, ti fanno capire tante cose. Ve ne dico una, io ho sempre pensato di essere, come dire, di essere un nazionalista, di essere per la patria, però quando guardo video fatti per esempio dai russi nei confronti della Crimea e mi rendo conto che forse un qualcosa del mio pensiero cioè che posso vederla, posso imparare a vederla anche in un modo diverso da quello che non che lo vedo nel modo comunista, però il fatto di vedere delle persone che difendono la propria terra, ma che non fanno distinzione di etnia, perché comunque la lingua è la stessa, però questi si definiscono comunisti, e questo che è la cosa che mi sconcerta. Ed è questo che secondo me dovreste andare. Non dico che dovete fare i politici come lo faccio io, però magari video che riguardino problemi di oggi, magari non so, sul commercio, sulle attività, cioè, ognuno può fare quello che vuole, però, come ho detto, quello che serve oggi è divulgare notizie, non opinioni, opinioni nel senso di opinioni assurde, cioè, opinione, anche la mia è un'opinione, ma io parlo di opinioni su. Se esiste il buco nero o no, ecco, cioè, è l'ultimo dei problemi della persona. Sappiamo che abbiamo una guerra imminente, cioè che c'è questa possibilità, che non è detto che sia quest'anno, può essere anche il prossimo anno, visto che tanto se ne parlava nel 2015, per cui siamo nel 2017, sono passati 2 anni, ma e il punto è che aspettano di trovare le motivazioni, cioè aspettano di vedere come si evolve la politica europea, per quello che si sta ritardando, perché si sta aspettando, visto che eravamo tutti in scadenze di elezioni, quindi Stati Uniti, poi adesso la Francia, poi ci sarà la Germania, poi c'è il problema Italia, cioè finché non si avrà un quadro completo, non si può fare, come dire, così dal punto in bianco, bisogna aspettare di avere una visione ampia. E quello dico è già qualcosa. Per cui dico, trovare sempre questi argomenti, questo modo di pensare e andare a leggere le opinioni delle persone, io le leggo e quando trovo quello che mi dice, mi fai complimenti, dentro di me dico grazie. E quando trovo, ma non sono obbligato a rispondere, perché non mi sento obbligato a rispondere, non ne ho bisogno di rispondere, perché comunque sia, la risposta io l'ho già data nel video, sono io che faccio il video, per cui perché dovrei rispondere anche dopo aver sentito il commento? Io esprimo il mio pensiero, nel momento in cui uno mette like o mette su, o magari dà un'ulteriore informazione in modo da approfondire. Comunque stavo dicendo che proprio sul fatto dell'Ucraina, no? Diciamo, della mia idea che avevo, io non conta per quello che io vado a votare, ma è proprio il pensiero che mi è mutato, perché io ho sempre pensato che il nazionalismo, cioè l'ho sempre incentrato sul fatto sull'Italia, ma non l'abbiamo mai pensato a livello regionale, ecco, per farvi capire la differenza.
Perché se noi lo mettiamo soltanto sul fatto che siamo tutti italiani, io mi troverei in una posizione. Ma se nello stesso tempo mi rendo conto che non siamo solo italiani, ma che ognuno di noi fa parte di una regione, e che in Italia non ci sono solo italiani, ma ci sono anche persone che si ritengono italiane, ma che sono nate in un altro paese. Cosa succederebbe se questi, cioè, se dovessimo difendere il nostro territorio, per esempio, da un'invasione? Io mi aspetterei che anche questi facciano la stessa cosa. E se lo fanno, questi diventano poi come me. Ma se io dovessi ragionare invece come gli ucraini, io guarderei soltanto a quelli che sono italiani, mettendo fuori coloro che magari sono della prima, della seconda generazione, ma che ne vengono da altri paesi, e che seppur disposti a difendere la terra, l'Italia come me, io però non li ritengo persone, diciamo. Noi dobbiamo ragionare su queste cose qua. Su questo bisogna ragionarci. Perché è quello che è successo lì. Mentre i nazionalisti ucraini andavano a caccia di chiunque non fosse ucraino e pretendevano e pretendono che gli si parli una lingua invece di parlare, cioè io sono lì, penso che ognuno possa parlare in un paese, non è che sei obbligato a parlare per forza l'italiano, ovvio se parli con me parlerai italiano, non devo essere io però obbligato a parlare la lingua di chi viene da fuori, però se uno a casa propria può parlare come gli pare. Mentre guardare quelli di Crimea, quelli del Donetsk, quelli che parlano il russo, e gli ucraini pretendevano, che sono nazionalisti, pretendono che questi parlino ucraino, visto che in questo momento queste repubbliche qua fanno parte sempre dell'Ucraina, a parte la Crimea che è stata annessa alla Russia. Però io presumo che fra un po' anche queste due, la Russia farà in modo di farà la stessa cosa, gli farà fare un referendum, nel momento in cui questi lo accettano, tu pigliano e vanno anche loro. Ovviamente la Russia in questo momento aspetta, aspetta, perché vuole vedere un attimino finché non succederà. Infatti fanno due pesi e due misure, forse per non esagerare. Come dire, con la Crimea era un conto, con queste due magari vediamo un attimino, però queste due repubbliche, poi ce n'è un'altra che è dall'altra parte, però riguarda la Moldavia. Quindi io, come ho detto, sono queste le cose che uno dovrebbe porsi, e quindi Dino Tinelli, il signor Dino Tinelli, lei dovrebbe porsi anche la domanda se quello che sta dicendo è giusto o sbagliato, cioè dovrebbe guardare e semmai confrontare, cioè effettivamente ascoltare gli altri e dire ma magari mi sto, cioè mi dovrebbe spiegare, dovrebbe, no, a me, a tutti quelli che la seguono, ma per quale motivo, cioè qual è l'utilità? Non mi venga a dire che l'utilità è quella di, come dire, è quella di ingannare la popolazione, perché non hanno bisogno di tirare fuori questa storia qua per ingannare, cioè ci ingannano già su altre, su cose più semplici, cioè questa qui diciamo che è troppo complicato, però lei se lo immagina uno come Renzi o come Gentiloni che si mettono a ingannare le persone, no, dice la NASA, che è quel motivo? C'è la NASA che ingannerà un governo, gli Stati Uniti, l'ESA può ingannare l'Unione Europea, ma l'Unione Europea lo sa già, cioè non è che, cioè deve far conto che dietro a un sistema non è che ci sono quattro persone, cioè si parla di migliaia di persone, cioè non è che c'è uno scienziato che dice adesso questi li prendo per il culo, perché sennò dobbiamo pensare che, cioè, si può pensare, no? Quelli che fanno, per esempio, sulla cura del cancro, sappiamo benissimo,
Però sappiamo anche che il cancro non è uno, sono varie tipologie, che poi dove ne scopri uno te ne spunta fuori un altro, perché comunque sia, dovete pensare sempre che quando si tocca il corpo umano, nel momento in cui io ti do una cura su questo, non è detto che non ti può creare altri. Cioè, anche quando quelli che per esempio prendono le medicine, nessuno vi dice che le medicine non dovete prenderle, le dovete prendere, ma capendo che nel momento, cioè ne prendi uno, due, finché capisci che oltre ti può creare dei problemi. È come la storia dei vaccini, che chi dice che si deve, bisogna vaccinarsi e chi dice no, i vaccini portano questo. Io sono per il vaccino. Però uno deve capire che il vaccino non è altro che un rinforzo di quello che hai già. Non è che ti ho trovato, ti do qualcosa che non hai. Ce l'hai. Si rinforza, gli si dà soltanto una cosa perché dipende sempre dal fisico della persona. Cioè, se un bambino, per esempio, è forte di suo perché i suoi genitori sono sempre stati in ambienti naturali, quello non avrà mai bisogno di essere vaccinato. Ma se un bambino, per esempio, vive in posti caldi o in posti, per esempio, che dove la carenza di igiene. E quello purtroppo è forse quello che ha più bisogno di essere vaccinato. Quindi il punto qual è? È che la medicina odierna e i medici di oggi non hanno né il tempo, cioè il tempo l'avrebbero, ma non hanno, non vogliono avere né il tempo né hanno voglia di prendere, di fare caso per caso. Perché? Perché all'industria farmaceutica fa comodo così. D'altronde non è che ce li mette la persona, ce li mette il governo che poi i soldi li piglia dalle tasse. Quindi, come dire, prevenire è meglio che curare, si è messa così e quindi uno va dietro a questo sistema. Ma non è che uno deve pensare, mi è capitato questo caso qua perché ho fatto quella cosa lì. No, perché è uno schizzetto. Cioè, quando fate i vaccini, cioè, non è che i vaccini vi infilano una supposta di quelle, non so, una pallottola, cioè che fa più palla, no? Cioè uno schizzetto, una gocciolina nel sangue, cioè una goccia nel mare, fa peggio quando mangiate, se pensate alla quantità di roba che mangiate, una cosina così non fa un cazzo. Quindi è assurdo pensare il contrario. Ma è giusto, io dico, cioè, è giusto porsi delle domande, perché comunque il sapere fa piacere, però io quello che dico è, se volete continuare a fare questi video, tanto sono affari vostri perché il canale è vostro, e noi, quelli che vi seguono, cioè che vi seguono, che ogni tanto andiamo a vedere quando ne sentiamo così, ci divertiremo a fare video su e commentare dal vivo e non scritto su quello che dite, quando argomenti, per esempio, in giro nel mondo non ce ne stanno. Ok? Io, ciao.